ispirata quindi dalla figura mitica del professor Ruberti, lei ha dato alcuni punti fermi per il suo programma, soprattutto ispirati a quello che deve essere il futuro della sapienza. Infatti il sito si chiama Sapienza Futura. Sì. Il futuro della sapienza io lo immagino come un'università che riacquista innanzitutto il suo posto nella cultura, nella società, nel paese, riesce a incidere sullo sviluppo del paese, sia formando i giovani e anche accompagnandoli verso un'occupazione, sia contribuendo alla ricerca internazionale di alto profilo, sia sviluppando attività di cosiddetta terza missione. Cioè l'università ora come ora, soprattutto favorendo una prospettiva multidisciplinare, perché il mondo sta andando verso la multidisciplinarietà, sia nella didattica che nella ricerca, può anche incidere, oltre che con le attività di terza missione più tradizionali, trasferimento tecnologico oppure utilizzo delle capacità, delle competenze dei propri professori, immagino la sanità per esempio, la sanità è un'attività classica, ma anche con la creazione proprio di nuova imprenditorialità, quindi start-up, quindi makers, laboratorio di idee, l'università deve tornare a essere un laboratorio di idee. Un'altra cosa che mi piacerebbe dal punto di vista più interno, più di gestione dell'università, è il fatto che l'università fosse più partecipata e condivisa e che tutti fossero parte delle scelte, delle decisioni, o almeno ne fossero informati. Allora, come vorrei fare questo? Io vorrei mettere in atto per questa università un grande progetto di dati aperti, Open Data. Gli Open Data sono in tutto il mondo uno dei sistemi per aumentare la condivisione, in pubblica amministrazione ridurre la corruzione e aumentare la trasparenza. Perché? Perché nel momento in cui le informazioni sono disponibili e rappresentate in maniera comprensibile a tutti, chiunque, dallo studente al personale amministrativo al docente, possono vedere quello che succede, vedere come si utilizzano le risorse, vedere quali sono le performance nei servizi, qual è la qualità della ricerca e della didattica e capire meglio le scelte che vengono fatte e perché vengono fatte certe scelte, che non significa necessariamente essere d'accordo, perché non tutti possiamo essere sempre d'accordo su tutto, perché altrimenti non sarebbe una democrazia. Ma è importante essere informati per poter decidere. Quindi questo secondo me è un altro punto fondamentale, la condivisione ottenuta tramite la trasparenza e i dati aperti. E questo è un progetto molto concreto. Partendo proprio da un progetto di Open Data, in che modo le aziende, il sistema integrato delle aziende italiane delle aziende laziali, in questo caso per la Sapienza, può in qualche modo contribuire alla ricerca ed essere contribuita dalla ricerca? Allora, purtroppo, come potrei citare di nuovo il libro del collega che tratta anche di questo, purtroppo la ricerca privata in Italia non va tanto bene. Non solo per una questione di scarsità di capitali, anche per una questione proprio di mentalità. Cioè in Italia si fa pochissima ricerca privata, ancora meno di quella pubblica. Questo anche perché ci sono più piccole e medie imprese che non grandi imprese. Sì, questo sicuramente, ma anche le grandi imprese fanno ormai pochissima ricerca. Io ricordo che c'erano dei centri di ricerca che sono stati chiusi.
e questo bisogna cercare di, anche questo, di invertirlo. Io devo dire, credo abbastanza proprio nelle piccole imprese, perché le piccole imprese innovative sono interessate a fare ricerca per trasformarla in prodotti di punta. Quindi il concetto di start-up miste. Dall'altra è chiaro che una cosa che può fare l'università per l'impresa e per i propri laureati è migliorare il sistema di placement in uscita. Come si può fare? Noi già abbiamo un sistema che si chiama SOUL e un'organizzazione interna che corrisponde a questo sistema. SOUL è nato da un progetto regionale, coinvolgeva tutte le università del Lazio, ancora le coinvolge, ma insomma è sempre stata Sapienza quella più centrale. E è già un buon sistema, ma si può lavorare e metterci più risorse per potenziarlo. L'idea di base di SOUL qual è? Mettere in contatto laureati con le imprese, basandosi sui profili necessari alle imprese e quelli forniti dai curricula dei laureati. Chiaramente, se noi poi riusciamo a orientare dei percorsi formativi verso figure professionali innovative, che sono quelle che servono adesso sul mondo del lavoro, questa operazione di matching è facilitata e sicuramente possiamo migliorare l'occupazione dei giovani, anche di quelli che hanno lauree apparentemente meno appetibili dal mondo del lavoro odierno. Quindi, secondo lei, è possibile interpretare la complessità attraverso la semplificazione? Sicuramente. Bisogna, ripeto, coniugare immaginazione e concretezza e un po' di buonsenso. Allora, oltre ovviamente all'avere una buona squadra e capacità di ascolto e di dialogo. Anche su questo mi piace citare un articolo che parla di leadership femminile, un articolo del Sole 24 Ore, ma deriva da una ricerca che è stata fatta da un gruppo internazionale, che dice proprio le leader al femminile utilizzano dei sistemi diversi rispetto agli uomini, più efficaci. Prima di tutto, appunto, perché da una parte sono molto concrete e dall'altra hanno molta creatività. Poi perché ci mettono molta passione in quello che fanno e la passione viene trasmessa anche al team e a chi le segue. E in ultimo perché le donne hanno una capacità più elevata di gestire i conflitti, cioè tendono a gestirli, a trovare una soluzione mediata, a dialogare piuttosto che imporre brutalmente, diciamo così, la propria volontà. E questo sembra legato anche a un'altra caratteristica femminile, che è quella di essere meno autoreferenziali. Le donne si mettono più spesso in gioco, si autocriticano di più, e quando questo non diventa esagerato e quindi, diciamo, inibisce le ambizioni, la volontà di andare avanti, eccetera, ma è costruttivo, aiuta sicuramente tantissimo rispetto alla convinzione che hanno alcuni uomini, di arrivati soprattutto in certi ruoli, di sapere tutto e di prendere comunque la decisione giusta. Bisogna essere meno autoreferenziali. E sanno anche ascoltare più facilmente. Sì, devo dire, secondo me sì, anche le mie esperienze con le colleghe mostrano che sanno ascoltare. Quindi, in qualche modo, la questione di genere è, tra tutte le altre, una delle centralità della sua proposta. Allora, io penso che la proposta vada giudicata per le sue qualità. Nel senso che deve piacere il programma, deve piacere la persona che porta avanti il programma, a prescindere che sia un uomo o una donna. Tuttavia, il mio programma è sicuramente innovativo per molti aspetti e la sua innovatività deriva anche dal fatto di essere portato avanti da una donna. Cioè, è inutile negarlo, sono
oltre 700 anni che in questo Ateneo ci sono rettori, non c'è mai stato un candidato donna, né ovviamente un rettore donna. Ma la cosa... Quindi passerà la storia, almeno per questo. Almeno per questo direi proprio di sì, 711 anni. E il fatto che non ci sia mai stata una donna che abbia voluto o potuto candidarsi, io lo considero un segnale abbastanza negativo e che va cambiato, andrebbe cambiato proprio dando un grosso segnale positivo che potrebbe essere l'elezione di un rettore donna. Quindi possiamo al termine di questa documentazione sulla sua candidatura, possiamo dire che la sapienza femminile è la sapienza futura? Direi proprio di sì. Infatti, quando ho scelto un nome per il sito, ho chiesto anche a sostenitori, amici, parenti, un po' in giro, che proposte, eccetera. Poi alla fine ho deciso io, perché una delle cose che volevo assolutamente che ci fosse era un nome con un aggettivo al femminile, e quindi sapienza futura. Io la ringrazio molto, ma soprattutto Grazie. Le auguro in bocca al lupo. Crepi il lupo. Incredibile, questo fatto non ci sia mai stato un candidato donna, è incredibile. Sì, infatti.